ideale alla popolazione. Bellotti, adesso Sontacchi, Ceccardi, inizia la circolazione con Ceccardi che cerca Nacor Medina, poi Dantino viene fermato in maniera fallosa da Ivan Salvati. Dantino, ancora Nacor Medina per Dantino che beffa Nicolo Riva. Allora Pressano subito in vantaggio. L'allenatore degli Amaranto ovviamente è Matteo Bellotti, perdonatemi per il lapsus precedente. Dorio si appresta a battere questo fallo alla linea dei 9 metri. Adesso fa circolare il pallone Alberto Lazzari. Lazzari scambia proprio con Salvati. Occhio. Allora Federico Mazza che ritorna proprio da Lazzari. Salvati adesso non sa che fare. Si alza il braccio del passivo. Deve affrettarsi a concludere il Cassano qui. Fallo su Federico Mazza. Ancora Mazza che va al tiro. Ci arriva con la mano Loizos che devia sul fondo. Si salva il Pressano che adesso recupera subito il pallone e si proietta in attacco Medina a cercare Sontacchi. Il pallone però è facile, preda di Stefano Bassanese che poi cerca l'assist per Salvati. Su di lui il fallo di Pascal Dantino. Ancora Lazzari a organizzare la manovra, indica la posizione a Dorio che va a piazzarsi tra Dallago e Dantino, tra primo e secondo, poi esce, parte lo schema del Cassano, ancora Mazza, arriva come un treno Lazzari che poi scarica su Salvati, fermato molto bene da Ceccardi. Da indicazioni anche Sandro Fusina per organizzare al meglio la difesa. Qui Salvati però trova un bel gol, un rimbalzo che beffa Loizos e firma l'1-1. Ceccardi per Dantino, ferma tutto Dantino e riorganizza la proiezione. Nel frattempo Nicola Moser lascia spazio a Nacor Medina. Impatto fortissimo quello dell'Iberico su questo Bressano. Ah, senz'altro, è cambiata un po' tutta la nostra filosofia di gioco. Io lo dicevo appena ho visto questo giocatore, e lo vedete anche da questa conclusione: lui tira da tutte le posizioni. Il problema è la difesa. È la difesa perché ora c'è un'infrazione da parte di. Però viene sanzionato un fallo in difesa e la palla resta giustamente a Casciano Maiago. Il problema è il cambio difensivo e se non si fa il cambio difensivo per noi sono abbastanza dolori. Comunque vediamo, è già una settimana in più di allenamento. Ogni allenamento aggiunge qualcosa al giocatore di sicuro valore e ha portato anche una mentalità, credo, nuova alla nostra squadra. Un esempio per i giovani è proprio Cassano Pressano, è stata la finale della Youth League, hanno prevalso i Lombardi che adesso proprio con Salvati che realizza il secondo gol personale e anche quello del Cassano ottengono il pareggio. Dicevamo anche a livello giovanile le due squadre sono due dei migliori vivai in Italia. Soprattutto a livello giovanile, hai detto bene. E voglio sottolineare anche che Cassano è l'unica formazione in Italia che gioca senza alcun straniero. Sono a 2 punti da noi in classifica, questo capite il grande valore della squadra del Cassano, sia maschile che femminile, una società da prendere ad esempio a mio modo di vedere, non solo per il settore giovanile. Non dimentichiamoci che questa squadra ha fatto mancanza per tutto l'anno di Moretti.
Alessio Moretti che siede in panchina, che ha recuperato dall'infortunio anche con anticipo e soprattutto ha siglato già 4 reti. Speriamo di vederlo all'opera anche questa sera al Palavis, perché ricordiamo, Moretti, oltre ad essere uno dei perni del Cassano Magnago, è soprattutto uno dei migliori realizzatori della nazionale italiana, Franz. Certamente, hai detto bene. A noi facciamo un grandissimo augurio a Moretti, anche se magari oggi si castigherà, ma noi speriamo di vederlo in campo assolutamente quanto prima, già a partire da oggi, ma sono sicuro che qualche azione in attacco la giocherà, perché mi dicono insomma che sta decisamente meglio. Ogni augurio al giocatore. Ed anche perché Alessio Moretti sinora nella sua carriera ha realizzato 940 reti in Serie A e spera di rompere il muro delle 1000 proprio in questa stagione. Nel frattempo attacca Mazza, che nella scorsa stagione è stato il miglior marcatore non solo del Cassano Magnago ma anche della Serie A con 177 reti. Quest'anno è Cagnete a detenere lo scettro con ampio anticipo. Alla 18esima giornata ha praticamente realizzato già 185 marcature. Segue Pancic, terzino della SS Vau Bozen, a 131, quindi 54 reti di scarto. Cagnete che quest'anno è infermabile, lo ha dimostrato anche qui al Palavis. Ah certo, un grandissimo giocatore, ora Pascal Dantino conquista una punizione dai 9 metri, qualche dubbio ci resta, comunque perché aveva battuto nettamente il suo avversario difensivo. Palla ancora a Pressano, che giostra da sinistra a destra, ennesimo tiro di Nacor Medina, e il muro del Cassano questa volta si difende bene. Palla ancora a Pressano, questa volta fa tutto lui. Bellissima rete di Ceccardi, che buca la difesa e poi infila con un morbidissimo pallonetto. Più soffice della Kashmir la conclusione di Ceccardi, che ha praticamente beffato Riva con un pallonetto morbidissimo che va a levare anche la ragnatela dal 7. Nel frattempo permane il vantaggio del Pressano, che adesso ha l'occasione anche di portarsi sul più 2. Dantino fa girare il pallone, poi c'è Cardi, finta il passaggio, attacca tra Salvati e Caber, qui Medina si affida a Dantino che poi entra, colpisce il palo, ma su di lui viene effettuato un fallo, è Federico Mazza l'autore del fallo. Nacor Medina allora sui 7 metri. Medina rete, 4-2. Ancora un gol per Nacor Medina. Sono trascorsi 8 minuti, è lunga la gara, ma certamente il Pressano non vuol deludere i propri tifosi e vuol riscattare la netta sconfitta di Fasano, un 41-30 che non ha lasciato scampo agli uomini del presidente Lamberto Giongo. Sì, dopo un primo tempo giocato anche abbastanza dignitosamente, siamo crollati nel secondo, ma un po' come è successo in Coppa Italia contro Merano, dopo un primo tempo giocato alla pari contro i meranesi, dove forse noi avevamo anche qualcosa da recriminare, però abbiamo sbagliato tantissimo dai 6 metri, poi quando Merano ha accelerato nel secondo tempo non ce n'è più stato, ecco, speriamo di non finire come le ultime 2 stagioni, quando le nostre stagioni finivano praticamente con la Coppa Italia, che questo sia di pungolo per i ragazzi e che finiscano bene la stagione, perché ci sono delle grandissime speranze ancora di arrivare nelle prime 4. E le speranze le coltiva anche il Cassano, che nel frattempo ha trovato una splendida rete sempre con Federico Mazza, una girella, una rosca, qui sono tacchi, non riesce a arpionare il pallone, nel frattempo recupera però il Cassano che riparte velocemente, viene fermato Mazza dal lago, consente ai compagni di recuperare, poi Salvati, ancora lui, Ivan Salvati, 4-3, 4 pari, perdonatemi. Terza rete per Ivan Salvati, che
che sommata a quella precedente di Mazza porta a 4 il bottino degli Amaranto, che raggiungono sul pareggio il Presano. Qui Dantino prova in solitaria, non viene ravvisato nulla, Dall'Ago va a recuperare il tapin, il pallone, anche Dorio era rimasto spiazzato dalla decisione dell'arbitro, convinto forse di aver commesso fallo. Dall'Ago è andato al tiro recuperando il pallone, Riva però si è imposto, nel frattempo Caber esce zoppicando, speriamo che non sia nulla di grave per lui. Usman Caber, un altro profilo, Franz, di quelli interessanti, nelle ultime due stagioni si è messo in mostra anche con la nazionale Under 19. Sì, ma io me lo ricordo soprattutto contro di noi in finale e anche nella semifinale. Un giocatore che è cresciuto tantissimo e che a me piace tantissimo, perché è un giocatore completo, attacca, difende, non dice mai niente, è molto bravo a liberarsi come Piot, un bel giocatore, un bellissimo giocatore che secondo me sta ancora crescendo molto, perché sicuramente non ci ha fatto vedere tutto del suo bagaglio tecnico. Ora Mazza che tira sotto fallo. Fallo, e allora Cassano che rimane in attacco, speranzoso di portarsi in vantaggio. Lazzari, arriva Lazzari, poi scarica su Mazza, Salvati, attenzione al palo però colpito da Gabriele Saitta, l'ala siciliana vede il legno opporsi alla sua conclusione. Allora il Pressano ha tutto il tempo per riproiettarsi in avanti e riorganizzarsi. Dantino, nel frattempo 5-1 lo schema difensivo applicato dal Cassano con Lazzari centravanti, poi qui c'è un taglio in area da parte del Pressano, poi Dall'Ago riesce a tenere lo sfondo, recupera subito il pallone, Ceccardi in supporto, poi c'è solo lui, attenzione a Nicola Rossi sotto le gambe di Riva, e 5-4. Qui parlavamo dell'esperienza di Nagor Medina, ma a salvare capre e cavoli ci pensa sempre lui, Alessandro Dall'Ago. Molto furbo ad ottenere questo sfondamento, poi c'è da discutere, secondo me non era sfondamento, ma comunque così hanno deciso gli arbitri e va bene così. Molto furbo a posizionarsi nella maniera corretta, lì è molto difficile. Lì, altra palla recuperata dal Pressano e altra palla che arriva ancora a Nicola Rossi che infila 6-4. L'unico che l'ha seguito è stato ancora una volta Dall'Ago, non dimentichiamo il più giovane della squadra che ha ancora una grandissima voglia di correre, e portiamo il Porteso sul 6-4. Ecco, secondo me Mazza si era solo girato e non era assolutamente sfondamento, così comunque così va per gli arbitri, adesso ogni contatto è sfondamento. Io ripeto, non sono d'accordo, perché secondo me il difensore era ancora in movimento. Comunque ci portiamo in vantaggio di 2 reti, attacca ancora Cassano, ben fermato dalla retroguardia giallo-nera. E occhio qui al passaggio errato di Lazzari che riconsegna il pallone a Pressano che riparte in velocità, c'è sempre Nicola Rossi, primo palo è 7-4. Nicola Rossi, terza rete consecutiva. Allora Bellotti vuol parlarci chiaramente con i suoi, perché è stato devastante l'impatto sulla gara di Nicola Rossi, che arcigno ma soprattutto cinico, non si è fatto sfuggire l'occasione, ha piazzato un break di 3-0, tutto per sé, praticamente in tandem con Alessandro Dall'Ago. In tandem con Alessandro Dall'Ago e con la collaborazione di 3 palloni persi dal Cassano, è sempre la pallamano, è uno sport molto chiaro, non puoi perdere certi palloni in attacco, e vediamo che giustamente Bellotti si fa sentire coi suoi. Adesso è andata bene a noi, 3 gol, uno un po' anche rubacchiato tra virgolette, ma hai detto bene te, l'esperienza di Alessandro Dall'Ago si è fatta sentire in questo frangente. Vediamo che anche il nostro allenatore non è particolarmente contento della fase difensiva che è venuta a mancare totalmente secondo me, soprattutto in Coppa Italia contro Merano, dove abbiamo
Abbiamo fatto pochissimi falli, questa è una pecca della nostra difesa, qua si gioca a pallamano, vedendo per dirti come sta difendendo una squadra come Fasano, che danno l'anima su ogni azione difensiva, e vedere i nostri c'è una grandissima differenza. Tutto pronto per ricominciare la contesa, è sempre il Cassano a giostrare. Saitta, ne approfittano i giocatori cassanesi per impeciarsi anche le mani. Lazzari, di ritorno Mazza, ancora Mazza per Salvati che sfida Moser, poi la finta di Mazza, tallonato da Sontacchi, rischiato fallo. Bellotti si fa sentire dai suoi Salvati, l'incrocio fallito con Mazza che comunque riceve il pallone, va al tiro, la parata di Nico Loizos dal lago, poi si affida su Ceccardi, occhio però qui a Lazzari che riesce a recuperare il pallone, ma secondo i direttori di gara fallosamente, poi si tocca il naso Ceccardi, probabilmente nell'impatto ha subito un colpo al volto. Viene chiamato in causa anche lo spazzolone per consentire l'asciugatura del parquet del Palavis. Qui il Pressano aveva l'occasione per portarsi sul più 4, ha rischiato con quel passaggio a Ceccardi. Sì, un passaggio impreciso, cioè, e tra virgolette ci è andato anche bene, ora possiamo sfruttare la fase di attacco, vediamo cosa avrà disegnato Fusina nell'ultimo time out. Palla ancora in angolo, scalata che inizia ancora Ceccardi che batte sull'uno contro uno, poi non viene lasciato concludere, forse era al limite dei passi tra il terzo e il quarto passo. Sempre gialloneri in attacco, Dantino a sfidare Dorio, trova Sontacchi nella conclusione, viene però atterrato fallosamente dalla difesa Amaranto, e allora Nacor Medina che si accinge ancora una volta sulla tacca dei 7 metri a sfidare nuovamente Riva, che questa volta la meglio sul tapin, ancora prodigioso Riva, doppia parata. E salva il risultato con Cassano che è già in attacco, attenzione a Lazzari, Salvati ci arriva con la mano, Ceccardi, ma qui è stato proverbiale Riva, mamma mia, bellissimo gesto tecnico ripetuto, parata del rigore, Medina la seconda volta non sbaglia di sicuro, invece lui è stato bravissimo a confermare chi sarà il futuro allenatore della nazionale. Sì, io ne sono sicuro, anche questo ragazzo sta crescendo in maniera esponenziale, tiene sulla sua squadra, 7-4, non c'è un vantaggio, io direi proprio minimo. Palla all'angolo che viene difesa da Pressano, bellissimo gesto tecnico. Taglio di Salvati e poi chiama il pallone a Lazzari, Lazzari però praticamente va a sfondare. E altra palla persa dal Cassano, Sontacchi qui chiamava dal lago, Ceccardi si affida a Rossi, l'angolo era però troppo chiuso, la sua conclusione sfila sul fondo dopo aver quasi accarezzato il secondo palo, il pallone allora cambia possesso e ritorna nelle mani dei giocatori del Cassano Magnago. Nel frattempo Fusina ha un breve scambio con Dantino, probabilmente parlava della chiusura del polso di Nicola Rossi. Qui Cassano che stanzia sempre sull'arco dei 9 metri del Pressano, ancora Salvati, occhio qui alla conclusione di Simone Labruna che poi recupera velocemente in difesa, Labruna che accorcia sul 7-5. Nel frattempo si avvicendano Nicola Moser e Pascal Dantino.
difende alto il Cassano, lo fa con la Bruna e Salvati, adesso taglia Dantino, si piazza praticamente tra primo e secondo a sinistra, frattempo velocissimo nello scatto Stefano Bassanese, qui Mazza fa tutto da solo, trova anche il fallo e il conseguente 7 metri, si lamenta il Pressano con Dall'Ago e Ceccardi, però il fallo c'era. Dalla nostra posizione sembrava proprio che ci fosse, però vedo che si stanno lamentando, ma ogni giocatore comunque, soprattutto in Italia, si lamenta. Magari non l'abbiamo visto durante il mondiale, ora grande la parata di Loizos che mette tutti d'accordo. Non vuole essere di meno di Riva anche il nostro portiere. Palla ancora a Cassano. Prontissima risposta di Nico Loizos, arriva. Tra l'altro entrambi hanno praticamente lo stesso nome, che forse è garanzia di qualità tra i pali. Attenzione ancora qui al Cassano, sempre pericolosissimo Simone Labruna. Poi è Moretti a dargli i consigli sull'inserimento. Occhio al taglio di Bassanese, Labruna va ad affidarsi a Salvati, si ritorna sempre dal 27 Amaranto, che si affida sempre al terzino destro. Qui è stato uno sgambetto involontario di Dall'Ago a Labruna, si lamenta il pubblico della Palavis, ma il fallo c'è e anche l'esclusione è giusta. Pressano che adesso deve fare a meno per 120 secondi di un giocatore di movimento, e probabilmente come di consueto in attacco ci sarà la mossa dell'extra player adottata da Sandro Fusina. Ma adesso deve difendersi il Pressano, occhio alle angherie del Cassano Magnago. È rientrato nel frattempo Kabir, nota lieta questa. Poi Bassanese recupera il pallone, 7-6, due reti consecutive del Cassano Magnago, che si porta adesso a una sola lunghezza di distanza, ed entra Francesco Rossi al posto di Loizos. Si affida ancora la giovane ala di Mezzocorona, Sandro Fusina, che sinora ha sempre ben dimostrato. Sì, sono stato un po' sorpreso dalla sua esclusione iniziale, perché da quando è entrato prima provvisoriamente e poi in pianta stabile per la mancanza del nostro straniero. Ora ennesimo pallone perso e rete in contropiede del Cassano. Pareggio 7 pari, Fusina chiama time out. Si è sempre ben comportato fino adesso Francesco Rossi e sono stato abbastanza sorpreso dalla partenza in panchina, però bisogna considerare che avendo fatto entrare Pascal Dantino nel set iniziale probabilmente abbiamo registrato un po' di più la difesa. Facciamo un salto indietro di una settimana, la Final 8 di Coppa Italia che si è svolta alla RDS Arena di Rimini. Franz ha vinto Bressanone nel campo maschile, Erice nel femminile, pronostici rispettati. Ma i pronostici sulla carta rispettati, non mi aspettavo la finale di l'esclusione del Conversano da parte dei cugini del Fasano, però avendo visto la partita è stata una partita bellissima, dove Fasano, dicevo appunto prima, ci ha messo il cuore, forse anche di più delle loro attuali possibilità, e hanno vinto meritatamente la finale, dove poi hanno pagato un po' nella finale. Comunque Bressanone ha meritato senz'altro di vincere la manifestazione, disputando un'ottima semifinale contro Merano, un'ottima prima partita, e diciamo che i pronostici sono stati rispettati. Non mi aspettavo che Conversano finisse fuori dalla finale. Nacor Medina allo scambio con Ceccardi, il pallone però finisce nelle mani di Saitta, deve apprestarsi a ritornare in fretta, Loizos col ginocchio salva il pareggio ed impedisce al Cassano di mettere il muso davanti. Grandiosa la parata di Nico Loizos, ancora una volta
si immola l'estremo difensore ellenico per il team giallonero, ancora una volta salva, porta il risultato. Sì, forse Saita poteva tirare immediatamente, che Loizos aveva ancora da rientrare in porta, però forse ha fatto anche la scelta giusta, perché poi c'era inevitabilmente un tiro dai 6 metri. È stato bravo il portiere ellenico a rientrare, prendere la posizione più consona e far tirare alla destra del Cassano dove voleva lui. Bellissima questa parata. Squadre che adesso si stanno rispecchiando nella poca precisione nei passaggi, però l'efficienza è calata. Nella prima parte il Cassano era molto impreciso, ha commesso qualche errore di ingenuità. Nella seconda parte del primo tempo invece il Pressano, qui dopo la rete realizzata da Francesco Rossi, Kabir riesce a ottenere un tiro dai 7 metri e si incarica della battuta Alessio Moretti, che entra adesso in campo. Sì, una vecchia conoscenza. Vediamo questo duello tra Moretti e Loizos. E lo vince Moretti, che porta le squadre in pareggio. Buona prima la rete di Francesco Rossi, che gli fa bene il nostro allenatore a confermarlo in campo. Ha scalato molto bene Pascal D'Antino, che è il giocatore che sta più mettendo in difficoltà la retroguardia del Cassano con le sue incursioni. Palla ancora Pascal D'Antino, Nacor Medina, Ceccardi sull'uno contro uno, ancora Pascal D'Antino e infila. Vedi l'importanza di far partire all'inizio Pascal D'Antino è questa. Se ti va in partita, resta in partita per 60 minuti. Pascal D'Antino, che i cassanesi si ricordano bene, perché nel 2021 praticamente ha deciso la partita all'ultimo secondo proprio qui al Palavis. Noi c'eravamo e è stata una partita al cardiopalma, perché praticamente a un minuto dalla fine il Cassano conduceva di una rete e poi ha fallito anche la possibilità di vincere il match a 6 secondi dalla fine. Lì un tandem Loizos-D'Antino che ha praticamente bruciato tutti e soprattutto ha fatto risultare il pubblico giallonero, ma da casa, perché purtroppo era chiuso il Palasport ovviamente per motivi Covid. Adesso però il Palavis si è riempito discretamente, non ci sono i numeri dei soliti di ogni sabato, ma continua ad attaccare la squadra giallonera. Qui viene fermato da Dorio e Mazza Pascal D'Antino. Il risultato è sempre in perfetto equilibrio. Nacor Medina qui schiaccia troppo. Altro errore di Nacor Medina, che oggi, a differenza di D'Antino, non sembra entrato perfettamente in partita. Ma sicuramente ha bisogno di un cambio, e vediamo che il nostro allenatore la pensa come me e lo tiene in panchina a farlo rifiatare. È un giocatore molto importante per noi, per il nostro attacco, però adesso rientra dal lago fresco dopo aver riposato. È giusto che Medina si riposi dopo una gran parte della partita giocata da titolare. Vedete, palla dal lago, palla in angolo, il giro molto veloce dal lago che viene stoppato dalla difesa di Cassano. Riparte Cassano, arriva dalla palla Salvati, che cerca subito l'uno contro uno e viene fischiato a 9 metri. Partita bellissima, equilibrata, siamo partiti meglio noi con delle palle perse da Cassano, poi noi le abbiamo tutte restituite le palle perse, 9-8, un grandissimo equilibrio, l'avevamo già detto all'inizio, sono contento che ci abbiamo azzeccato. E Cassano che sicuramente non resterà a guardare, è l'attacco che potrebbe ridargli il pareggio. Lazzari per la Bruna, gli chiede di attaccare Bellotti, qui chiamano sfondo dalla panchina del Pressano, non sono dello stesso avviso i direttori di gara, con Cassano che continua ad attaccare Salvati, la Bruna
si alza il braccio del passivo, deve affrettarsi a concludere il Cassano. Adesso la Bruna si accorge dell'abbraccio alzato del direttore di gara, viene commesso un fallo su di lui, rumoreggia tutto il Palavis, chiede di alzare le braccia a Sandro Fusina, i suoi in effetti le alzano. La conclusione di Dorio però riesce a penetrare e soprattutto a infilarsi in rete. 9-9, 26 e 15 sul cronometro del palazzetto in riva a Lavisio, da cui deriva poi il nome del comune di Lavis. Occhio qui alla Bruna, sempre in posizione di vedetta, poi c'è Cardi che va da Rossi, Rossi rete, deve raccogliere la sfera, Riccolò arriva dalla porta, sarà incastrata addirittura. Conclusione perfetta quella di Nicola Rossi, che riporta i gialloneri in vantaggio. Trentini adesso che conducono per 19. Salvati. Fusina chiede maggiore attenzione in difesa da parte di Dall'Ago. È da lì che provengono i pericoli, Franz. Sì, è da lì che provengono i pericoli. Palla ancora in angolo a Rossi, che questa volta commette fallo d'area. Riparte Cassano con la Bruna che fa l'uno contro uno e infila la porta giallonera. 10 pari, bellissimi cambi di direzione di la Bruna. La Bruna che brucia Sontacchi, che chiedeva uno sfondamento, ma in realtà era in movimento Sontacchi, semplicemente è stato più lento del suo avversario, che ha infilato la rete del pareggio. 10-10, mancano 2 minuti e 10 secondi al termine di questo primo tempo vibrante, emozionante, scoppiettante. E adesso Dantino cerca Sontacchi che si gira ed è rete. 11-10. Ancora Lazzari, Lazzari per Salvati, sfondamento, poi Moser cerca i compagni di squadra qui Dall'Ago frettolosamente, poi rallenta il ritmo e fa bene, deve spezzare un po' l'inerzia che si era creata. Adesso Lazzari e la Bruna su Ceccardi e Dall'Ago, mentre Sontacchi è nella morsa tra Dorio e Salvati. Morde il Cassano, Dall'Ago per Dantino, finta di tiro, poi viene fermato da Salvati, viene proprio bloccato dal terzino lombardo. Qui Dantino disegna una traiettoria perfetta per Sontacchi, che deve solamente girarsi in porta e superare Riva per il 12-10. Cosa ha fatto però Pascal Dantino? Ha cacciato un'altra volta il coniglio dal cilindro. Pascal Dantino ha dato 3 palloni fino adesso a Sontacchi, 2 gol, 1 rigore conquistato. Forse è il caso di giocare un po' di più su questo giocatore, lo dico anche a Nacor Medina, a Ceccardi, che hanno le qualità tecniche per smarcare il nostro pivot, che sta mettendo in grande difficoltà la difesa di Cassano. Palla ancora la Bruna che va in scalata e c'è Salvati che infila ancora la nostra porta. 12-11. Palla a Sontacchi, 30 secondi alla fine, palla Dall'Ago. Ultima azione di questo primo tempo, perché il Pressano ovviamente vorrà giocarsela sino alla fine. Occhio a Rossi che va al tiro, 13-11, allora c'è tempo anche per un attacco amaranto. Dorio per Lazzari, Lazzari si affida alla Bruna, la Bruna occhio perché c'è il pertugio, Dorio si gira, colpisce in faccia a Ceccardi, ma Ceccardi era chiaramente in area. 2 minuti di sospensione adesso per Bassanese, però Franz, diciamocelo chiaramente, sono giuste le proteste del Cassano, perché Ceccardi ha preso il pallone in faccia ma sta difendendo in area. Le proteste non sono mai giuste, non sono mai giustificabili Questo atteggiamento è completamente sbagliato. Cassano ha pienamente ragione, c'era una difesa in aria clamorosa, dobbiamo dire la verità, c'era una difesa in aria clamorosa e mi sembra strano che i due arbitri, soprattutto l'arbitro di fondo, non abbia ravvisato questa scorrettezza. 13-11, la prima frazione di gioco,
andate a bervi uno spritz, a mangiarvi una tela di purpa. Noi vi aspettiamo sempre qui su Eleven Sports.
Bentornati allora a questo Pressano Cassano, va in scena il secondo tempo. Nell'intervallo un momento cerimoniale in memoria di Marco Merlo e di Giorgio Chissé. Ricordiamo, ci sono stati due eventi nel primo weekend di settembre in occasione della prima giornata di campionato qui al Palavis. Sono stati il torneo Vecchie Glorie intitolato a Marco Merlo e poi il torneo giovanile Giorgio Chissé, nell'occasione anche una mostra che ha praticamente fatto ripercorrere tutti i 43 anni di storia della pallamano Pressano. E come dicevo, nel corso dell'intervallo sono entrati in campo i più piccoli dei gialloneri e il preside della scuola materna della frazione di Pressano, perché la dirigenza ha deciso di devolvere tutto il ricavato di questi due tornei proprio alla scuola materna, che ha cresciuto praticamente gran parte, oltre che dei dirigenti, anche dei giocatori gialloneri. Un omaggio, e soprattutto ci sarà un torneo Under 15, il primo, il 2 e il 3 giugno, proprio qui al Palavis, sempre in memoria di Giorgio Chissé. Tu ovviamente, Franz, sai dirci qualcosa di più, visto che sei nel comitato organizzatore praticamente. Sì, abbiamo organizzato questa bellissima mostra che ha ripercorso gli anni proprio dagli inizi, da quando si giocava sull'asfalto. È stata una mostra bellissima, toccante, e insomma ha ripercorso un po' tutta la nostra storia giallonera. Ecco, questo comitato ha deciso, con quello che abbiamo ricavato, di donarlo alla scuola materna, dove noi prendiamo i più piccoli per indirizzarli a questo meraviglioso sport qua. Qua a Pressano quasi tutti hanno giocato a pallamano, come succede in tantissime realtà in Italia. Poi, non ancora contenti, abbiamo deciso di organizzare un torneo internazionale che partirà dall'1-2-3 giugno, e qui chiedo a tutte le società presenti in Italia di informarsi sul nostro sito, e qui possono partecipare. Sarà un torneo che si svolgerà in due palazzetti, a Mezzocorona e a Pressano, e durerà il venerdì, sabato e domenica per la prima edizione. Nel frattempo sono trascorsi 2 minuti e 15 secondi dall'inizio del secondo tempo. Una rete per parte, il Cassano Magnago, che ha recuperato tutti gli effettivi in virtù della sospensione a tempo scaduta di Stefano Bassanese. 14-12 quindi il risultato, con il Pressano che adesso attacca, si difende sempre in 4-2. Il Cassano Magnago, Dantino cerca una Gormedina che si alza, va al tiro, parata però di Riva. Qui poi c'è Cardi a disturbare Mazza, che recupera il pallone, viene commesso fallo proprio dal funambolo italo-argentino. Mazza supera tutti, brucia Francesco Rossi, va a siglare il 14-13 e poi soprattutto ottiene la sospensione di Francesco Rossi, che si accomoda in panchina per 120 secondi. Rientra Alessandro Dallago, che rileva Nicolò Izos, extra player adesso per il Pressano. Punteggio, Franz, che rimane in equilibrio, e ovviamente adesso Pressano rischia qualcosa di più con la sospensione di Francesco Rossi, l'uomo in meno. Sì, è rientrato secondo me molto meglio Cassano, che è entrato con un uomo in meno, è riuscito ad uscire bene da questa fase, si è portato a una rete di differenza, e ora sull'attacco di Massa Rossi ha dovuto fermarlo con un fallo di 2 minuti. Ora Cassano in contropiede sull'ennesimo pallone perso, riporta il punteggio su 14 pari. Ecco, era quello che dicevamo prima: se non si riesce ad effettuare il cambio attacco-difesa, ad inserire Nicola Moser, pecchiamo in fase difensiva, e Cassano ne ha subito approfittato. Cassano che trova il pareggio con la cavalcata di Branca, allora Pressano che deve rifare tutto da capo. Ceccardi per Dantino cerca i compagni, si riaffida a Ceccardi, la deviazione di Dorio che esulta con Mazza.
Dantino dal corner, dal lago, chiede il passivo Bellotti, si alza adesso il braccio del direttore di gara, non servono quattro passaggi al Pressano perché Nagor Medino si innalza e va a siglare il 15-14. Nel frattempo Salvati viene avvicendato al volo da Lazzari, invece no, a prendere il suo posto è Kabir, si arrabbia Bellotti con il pivot cassanese perché c'era stato un qui pro quo su chi dovesse rilevare Salvati. Qui possesso perso dal Cassano, allora Bressano con tutta la calma di questo mondo ne approfitta per riportarsi in avanti e recupera anche l'uomo in meno. Ceccardi, sale Sontacchi che scambia con l'argentino, si affida a Dantino, torna da Nagor Medina, lo scambio tra i due, Medina scatta l'autovelox qui sulla statale 12 per la bomba sganciata da Nagor Medina. Fischiato adesso un fallo a Ceccardi che non è d'accordo con la decisione arbitrale, ma Cassano rimane in attacco, rientra Salvati. Adesso aumenta il giro palla, il ritmo del Cassano con il taglio di Bassanese, si alza Mazza, finta di tiro, poi va dalla Bruna, ancora la Bruna, si riaffida al cecchino di Colonia e poi va al tiro proprio Simone La Bruna, il pallone finisce prima tra le mani di Loizos e poi tra quelle di Nicola Rossi che recupera la sfera, che adesso quelle di Nagor Medina, Nagor Medina qui dal lago non lo riesce a trovare bene, occhio però a Branca, Branca arpiona la sfera e la getta in rete per il 16-15. Fase convulsa, squadre confuse, il Cassano però ne approfitta per rosicchiare una rete al Pressano. Sì, ennesimo pallone perso questa volta dai gialloneri, Cassano si riporta a meno uno, prima due bombe di Nagor Medina si aveva portato a più due, speriamo che entri proprio benissimo in partita questo giocatore che attualmente è il nostro faro. Palla Pascal Dantino che tenta l'uno contro uno, viene fermato da Dorio. Palla Sontacchi, Nagor Medina, tenta l'uno contro uno, palla ancora Sontacchi che si libera e infila! 17-15. La Bruna, qui Mazza scavalca a braccio, viene commesso fallo su di lui, viene annullata la rete perché praticamente secondo il direttore di gara aveva commesso passi. E allora Cassano che rimane in attacco, ancora Mazza, la Bruna, è lui a gestire il gioco degli Amaranto, poi Bassanese va a scontrarsi con Sottacchi, ma lì Dorio riesce a girarsi bene, piazza il 17-16. Scontro tra titani su quell'arco dei 6 metri. Sì, bellissimo, bellissimo scontro, anche il pivot di Cassano non è da meno. Ora palla Sontacchi, palla Nagor Medina, Dantino che tenta ancora l'uno contro uno e poi si ferma. Fase ragionata dell'incontro, le due squadre si stanno appoggiando un po' di più sul pivot e questo a noi chiaramente fa anche estremamente piacere perché sono dei pivot, dei giovani veramente interessanti da poter ammirare. È un peccato non sfruttarli. Ora bomba di Pascal Dantino che ripeto è uno degli attaccanti più pericolosi che sta subendo Cassano in questa fase della partita, ma dall'inizio insomma, partita che sta diventando bellissima. E partita che prosegue con il Cassano che adesso vuole agguantare il Pressano, ci sono però due reti da recuperare. Mazza, la Bruna, c'è Bassanese che si fa tutto l'arco dei 6 metri, poi la conclusione di Mazza
finisce sul fondo. C'è stato però un taglio all'interno dell'area dei 6 metri, Franz, e quindi un tiro dai 7 metri. Sì. Così ha deciso la coppia arbitrale, soprattutto l'angolo di fondo, ennesimo duello Moretti-Loizdos. E qua Loizdos quasi faceva il miracolo, ma è stato bravissimo Moretti a infilarlo sul palo di destra, visto dalla prospettiva del tiratore. Loizdos ha tentato fino alla fine di sconcentrare il giocatore cassanese. Partita, ripeto, ancora che sta crescendo, 18-17. C'è Cardi che tenta l'uno contro uno, Pascal Dantino che non gli è da meno, palla a Medina finta, esce dal secondo pivot di Pascal Dantino, c'è Cardi, palla in angolo, e qua a momenti Nicola Rossi non infila, palla ancora Bresciano. Palo che vibra ancora, praticamente smontato la porta alla sua conclusione Nicola Rossi, pallone recuperato però dal Bresciano, adesso sì. Immola ancora una volta, difesa della sua porta, Nicolò Riva salva il risultato 18-17, praticamente telefonato con le squadre che si inseguono punto a punto e mancano ancora poco meno di 20 minuti, quindi la partita è lunga, Franz, sono ancora tante le emozioni da vivere e soprattutto in campo da gestire, perché quando è così basta un nulla per sconvolgere gli equilibri e soprattutto una partita. Sì, ripeto, partita bellissima, dominata forse più dagli attacchi che dalle difese, comunque un gioco spettacolare. Ecco, adesso per smentirmi stiamo difendendo un po' meglio, adesso palla ancora Mazza che va a scalare per la Bruna. SC Cardi e ferma l'attacco cassanese che ora è sotto passivo. Palla Salvati che finta, palla a Mazza che viene spinto da Dallago e punizione, il fallo da 2 minuti, cartellino rosso per Dallago. Rosso per Dallago, è match che perde un protagonista importante mentre si consulta il direttore di gara con il tavolo e si chiariscono Bellotti e Fusina. Bellotti che poi chiede ai suoi uomini di mantenere la concentrazione, di usare la testa. Bellotti che deve fare a meno anche di Savini, perché nel match di Coppa Italia contro Brixen ha praticamente riportato un infortunio e quindi lo vuole preservare, anche perché ricordiamo sabato prossimo il Bresciano è ospite del Bolzano e invece ci sarà il Fasano ad attendere il Cassano Magnago, quindi match abbastanza importante, non se la vuole rischiare Bellotti e probabilmente confida che i suoi facciano bene. Raggiunge adesso il pareggio del Cassano, extra play ancora una volta per il Bresciano, tutto da rifare, si riparte praticamente da 0-0 con però la pesante esclusione di Alessandro Dallago. Sì, che stava giocando decisamente bene, però la spinta a mio modo di vedere c'era, peccato perché era una situazione di passivo. Vediamo ora come reagirà la squadra giallonera che sta giocando uno in meno. Passaggio tentato verso Sontacchi, difende bene la difesa cassanese, poi rilancio e io credo primo vantaggio per Cassano nell'arco della partita. 19-18, ma per il Cassano che con un break di 3-0 ha ribaltato il risultato, stringe il cartellino del timeout tra le mani Matteo Bellotti, rimane ad osservare seduto Sandro Fusina un po' scoraggiato perché
Adesso il Pressano è costretto a inseguire. Ha però dalla sua l'apporto caloroso del pubblico giallonero e poi soprattutto un Nacor Medina che sembra aver affinato il tiro. Adesso col mirino sta prendendo a fucilate la porta di difesa da Nicolò Riva. Rientra adesso Francesco Rossi. Parità numerica ristabilita, Kabir alternato alla Bruna che non si intende con Mazza. Mazza che ricopre poi la posizione di centrale, si piazza terzino sinistro invece la Bruna. Occhio a Mazza che si alza, va al tiro deviato, non può nulla Loizos e quindi si riprende da un corner che verrà battuto da Stefano Bassanese. Ora Mazza arginato da Rossi, fallo. Dorio Bellotti chiede di far girare il pallone, aumenta intensità adesso la circolazione, poi Mazza decide di inoltrarsi verso il muro giallo-nero. Occhio qui a Salvati che finta il tiro, però poi commette sfondamento perché va a sbattere contro Ceccardi. Adesso con calma il Pressano. Rossi si avvicenda con Dantino, si consulta proprio il funambolo. Pressanotto con Nacor Medina, adesso lo scambio tra i due, poi Dantino che cercava Rossi, su di lui piomba però Branca. Allora time out chiamato da Sandro Fusina. Quali accorgimenti adotterà Sandro Fusina, come risponderà invece Matteo Bellotti? Secondo me Sandro Fusina deve purtroppo ancora sistemare la fase difensiva, perché avendo come secondo Francesco Rossi lì, come lo dicono a pallacanestro, mismatch, insomma lo vedo male sugli attacchi di Mazza e di La Bruna. Bisogna tutte le volte raddoppiare e Cassano può tranquillamente andare in situazione di scalata, a mio modo di vedere. Dall'altra parte Bellotti dovrà limitare soprattutto, come hai detto te, le fucilate di Nacor Medina, che lo vedo chiaramente in forma migliore rispetto alle ultime partite, così non poteva essere, e allenandosi regolarmente tutti i giorni, e lo vedo bello pimpante ancora. E è lui che sta mettendo in chiara difficoltà la difesa di Cassano. Noi l'abbiamo detto all'inizio, partita che secondo noi era molto equilibrata e lo rimarrà fino alla fine. Vedremo allora chi riuscirà a spezzare questo equilibrio, e se ci riuscirà ovviamente, con Pressano che adesso fa girare la palla. Qui Medina ha provato a cercare Sontacchi, poi il pallone è rimasto lì. Rossi non se l'è fatto dire due volte, si è avventato sulla sfera e l'ha scaricata in porta, sconcertato Nicolò Riva. 20-19 con la Pressano che subito piazza il 2-0 e si riporta avanti. Pressano che, per farci prestare un termine da Allegri, quest'anno va spesso di corto muso. Sì, l'importante è vincere di corto muso, cosa che non sta capitando purtroppo la squadra bianconera quest'anno. Comunque va bene che il corto muso, se alla fine vincere di 10 o vincere di 1 sono sempre 2 punti. Vediamo di risolvere questa situazione e vediamo che per l'ennesima volta Mazza ci sta mettendo in difficoltà. Ora l'arbitro non fischia, c'è Mazza a terra e potrebbe anche fermare l'incontro, invece Nicola Rossi in fila. Non riesco a capire questa non fischiata degli arbitri. Ecco, si sono decisi ora a fischiare. Mazza che probabilmente nell'effettuare l'uno contro uno nell'ultimo passo, se anche infortunato, si poteva tranquillamente fermare il gioco. Non riesco a capire questi
questi fischi della coppia arbitrale. Vediamo che Massa però stoicamente può restare in campo e così va. E nel frattempo in tribuna c'è Sandro Del Lago che spiega un po' la partita a sua figlia. Sì, Sandro Del Lago che spiega la partita a sua figlia e mi stanno dicendo che sta arrivando anche l'erede maschio, tra non molto vedremo se dovremo iniziare anche iniziare di nuovo l'attività femminile o se ci dovremo accontentare del figlio maschio. Di certo non abbiamo dubbi sulla disciplina del secondo genito, mentre Pressano si salva e adesso può addirittura andare sul più due. Occhio a Ceccardi per Medina, su di lui Mazza che lo ferma, occhio perché arriva un provvedimento disciplinare, è stato troppo arcigno Federico Mazza e per questo dovrà accomodarsi per 2 minuti in panchina. Inferiorità numerica che secondo lo storico però dei gialloneri non spesso è una situazione di vantaggio, anzi. Ma secondo me per nessuno, almeno in Italia, ma ho visto anche, dopo che me l'hai consigliato diverse partite del Mondiale, ho visto che è proprio un fattore psicologico molto importante, secondo me, dove tutti gli allenatori dovrebbero ragionare. La fase in superiorità numerica, io non mi stancherò mai di dirlo, è la più complicata da dover affrontare. Questo a mio modo di vedere. Hai nominato il Mondiale che ricordiamo come la Serie A Gold e la Serie A femminile. Avete potuto vivere qui in diretta su Eleven Sports. Ma Franz, successo della Danimarca, il terzo consecutivo, preannunciato oppure ti aspettavi una sorpresa? Magari la Francia che tornasse a trionfo, perché ricordiamo la Francia una sola volta aveva perso la finale, 7 per 7 volte era approdata in finale, una sola volta praticamente non aveva alzato la coppa. Era un pronostico molto difficile da fare. Io ho una predisposizione per tifare le squadre nordiche, per me come sta giocando la Norvegia e la Danimarca e anche la Svezia mi piace tantissimo, secondo me è quella lì la più bella pallamano. Certo che presi singolarmente la Francia sicuramente è la nazione che più forse può recriminare, la Francia e la Spagna. Il livello si sta ancora alzando moltissimo e secondo me le prossime Olimpiadi saranno uno spettacolo indimenticabile. Le prossime Olimpiadi, che naturalmente lo sapete tutti, si svolgeranno in Francia. La Francia sicuramente giocando in casa non potrà sbagliare questo avvenimento, però ci sarà un pronostico molto molto difficile. Secondo me 6, 7, 8 squadre possono ambire a vincere le prossime Olimpiadi. Ancora una volta time out, 22-20 per il Pressano. Ricordiamo, per la 19ª giornata si stanno affrontando anche Carpi Brixen, Conversano Merano e Romagna Fondi, con quest'ultimo che è un crocevia fondamentale praticamente per la società laziale, perché Siracusa è stato a coda 15 e quindi ha più 3 e ovviamente la nona piazza è quella che consente la salvezza diretta. Attacca il Cassano, sempre Lazzari per la Bruna che si alza dal tiro, questa volta però trova sulla sua strada un sontuoso Nicolozos che piazza di nuovo la manona. Quella mano di Nicolozos che ormai è diventata un oggetto di culto per il popolo trentino. Sì, certo, hai detto bene, è entrato in cattedra Nicolozos, ora sbaglia il tiro Medina che però fino a qua ci aveva tenuto in piedi dopo l'esclusione di Dallago con 2 bombe delle sue, il passaggio bellissimo a Sontacchi dove avevamo ottenuto il rigore. Invece lasciami dire la positiva entrata di Marco Lucchina terzo, e
vediamo che la difesa è migliorata sensibilmente, riuscendo a levare Rossi da secondo e facendo difendere Nicola Moser. Qua abbiamo risolto parecchi nostri problemi, ennesimo pallone gettato. E allora io vorrei nuovamente sottolineare l'entrata di Marco Lucchin, che non entrerà sui tabellini, però è entrato da 5 minuti e sono 5 minuti che abbiamo ancora da subire in rete. Lucchin, altro acquisto estivo, preso per lo più per la fase difensiva e, come dicevi te, con ottimi risultati. Con ottimi risultati, forse è stato impiegato anche un po' meno di quello che potrebbe dare. Ora palla nell'angolo e infiliamo il più 3, 23-20. Bene così. Bassanese si sfila, ne approfitta per entrare dall'ala. E piazza il 23-20 il Bressano con Ciccio Rossi. 23-20 e possibilità di andare sul più 4 per il Bressano, che si è ripreso un po' da quella fase di shock, ma mancano ancora 9 minuti e potrebbe accadere di tutto. Intanto siamo a più 3, nella pallamano non si può mai gestire nessun risultato. Ecco, palla persa, palla in contropiede lanciata da Cassano, ennesima parata di Loizos. Sospensione di 2 minuti per Pascal Dantino, che aveva leggermente toccato il giocatore di Cassano. Non mi sembrava un fallo così grave, però il regolamento parla chiaro. Ennesimo miracolo di Loizos e ora ennesimo duello Moretti-Loizos. Moretti. E ancora una volta pallone schiacciato e rete, 23-21. Nella precedente azione che ha portato poi al tiro dai 7 metri realizzato da Alessio Moretti, forse Kabir è stato troppo egoista perché al suo fianco praticamente stava correndo verso la porta anche Stefano Bassanese, che era in posizione più defilata ma soprattutto più ottimale per andare al tiro. Probabilmente meglio così per il Cassano, perché oltre ad aver realizzato comunque la 21esima rete, adesso ha un uomo in più. Si avvicenda già Rossi con Loizos, attacca Ceccardi, 24-21. Subito Cassano avanti, Mazza chiede a Dorio di spostarsi tra Moser e Medina, poi Dorio esce per consentire l'attuazione dello schema, attacca Mazza, Salvati non vede il compagno, poi Dorio. Qui bellissimo l'assist di Mazza per Kabir. Il pallone però scorre alle spalle del pivot, palla persa. Poi Bellotti chiede chiarimenti a Mazza e il terzino lombardo si lamenta con il proprio allenatore, perché in effetti l'intuizione era stata ottima, però la presa non c'è proprio stata. Intenzione ottima, comunque nuova mossa di Bellotti, cambio difensivo. Ora rientra Salvati, che era andata in punta della difesa. Palla Nicola Moser che infila, ancora arriva e finalmente siamo a più 4. Buona reazione della squadra giallonera. Praticamente contromano, Nicola Moser aveva solo un varco dove poter tirare, è riuscito a superare tutti, a realizzare il 25-21. Adesso rocciosa la difesa giallonera. Ora finalmente è tornata la nostra difesa, io ripeto, con l'inserimento di Lucchin sarà un caso, la nostra difesa ha cominciato a funzionare meglio, siamo usciti molto bene dall'inferiorità numerica di Pascal Dantino. Ora la squadra lombarda sta gestendo l'attacco, Mazza che va a infilare la porta giallonera, 25-22, partita ancora viva. Altissima la tensione
emotiva sulla panchina della Cassano. C'è praticamente Savini che è diventato il vice di Belotti, dà consigli ai suoi, non riesce a stare seduto, praticamente la voleva giocare questa partita. Ma chiaramente, ma se non la gioca sicuramente è perché non può assolutamente giocarla questa partita, non è un giocatore da lasciare fuori in una partita così, sta dando il suo contributo. È bellissimo vedere un giocatore quando non può giocare dare il proprio contributo, palla a Sontacchi e forse qua c'è la sospensione per 2 minuti di Dorio, superiorità numerica che tocca ora la squadra giallonera. Dorio che già nel precedente giro palla era andato vicino al fallo, adesso viene escluso anche lui per 2 minuti. E Pressano che potrebbe infliggere il colpo di grazia al Cassano, vedremo anzi se riuscirà ad approfittarne. Medina, c'è praticamente Ceccardi tutto libero, pallone schiacciato che si infila alle spalle questa volta di Luca Monciardini. Occhio però al commissario di gara, che ricordiamo è il signor Daniele Bazzanella, che richiama Passeri e Rinaldi. Vengono inflitti 2 minuti di sospensione. 2 minuti a Moretti, che si è probabilmente nella concitazione anche entrato in campo, perché almeno il commissario così stava indicando. Noi da qua non l'abbiamo visto, abbiamo visto tutti che si lamentavano per i passi probabili di Medina. Medina si era fermato sul terzo passo, tutti quanti si sono messi a urlare, forse si sono dimenticati di difendere. C'era Ceccardi libero sui 6 metri con inserimento a doppio pivot. Ripetiamo, siamo in superiorità numerica e ne abbiamo approfittato. Due minuti a... E secondo me deve uscire un altro giocatore. No, siamo giusti 5 in campo e il portiere non c'è, a regolare così la posizione. Extra player che comunque non garantisce la parità numerica, perché sono 2 le sospensioni in atto nel Cassano Magnago. Fase che potrebbe incidere moltissimo sull'esito finale del match. Rientra nel frattempo Monciardini, che prende il posto di Branca, attacca praticamente con 3 uomini di movimento, anzi 4, incluso ovviamente Saitta, che è nel corner più estremo della fascia destra del campo. Adesso deve difendersi il Cassano. Tanti gli spazi per il Pressano per poter attaccare e chiudere definitivamente la partita, perché Franz, mancano 4 minuti e mezzo, però Pressano deve avere anche la giusta lucidità per tagliare le gambe al Cassano. Vediamo qui Ceccardi, il palo è già prima occasione sprecata. Nel frattempo rientra Luchin al posto di Medina, che ha finito la benzina. No, non lo so se l'ha finita, sicuramente rientrerà per qualche cambio offensivo, perché noi abbiamo un grandissimo bisogno di lui. Forse prima un po' egoista Ceccardi, che non ha scalato all'ala per Francesco Rossi. Comunque se la sentiva di tirare e ha colpito il palo. Ora palla ancora nelle mani dei cassanesi. Vedete l'importanza della difesa. L'importanza della difesa giallonera con Nicola Moser da secondo, non è più possibile attaccarlo tra il primo e il secondo. Si difende bene il giocatore giallonero dall'attacco di Massa. Chiama il time out mister Belotti. Poco più di 3 minuti e mezzo alla fine del match. Pressano conduce 26-22. Adesso manca pochissimo anche sugli altri campi. Noi diamo uno sguardo allora a Conversano, dove al 31esimo i pugliesi conducono 17-13 sul Merano. Si è giunti all'intervallo al Palacattani di Faenza. Romagna e Fondi praticamente sono sul 15-15, mentre è terminato il match che ha visto la capolista Brixen passeggiare su Carpi per 42-29 e quindi
salire a quota 35 punti in classifica. Vedremo alla fine di questa giornata chi sarà la seconda squadra, la squadra che inseguirà proprio i biancoverdi di Davor Šutura, freschi di coccarda tricolore sul petto. Sicuramente il Conversano paga, fantastica questa rete, la volante per Salvati, il 26-23, ma la garra di questo Cassano che non molla un centimetro, tutta mentalità quella dei Lombardi che non vogliono assolutamente rinunciare almeno ad un punto e faranno di tutto per agguantare il Pressano. Vediamo come reagiranno però gli uomini di Sandro Fusina che attaccano adesso, qui addirittura il direttore di gara a ricevere il pallone. Dantino si stringe il gioco, poi Rossi riesce a trovare l'unico buco concesso da Mazza e da Branca. 27-23, 2 minuti e 35 alla fine. Dicevamo, Conversano che paga il 5-0 inflitto a tavolino dal giudice sportivo per la partita contro la Raimon Sassari per non aver schierato il corretto numero di giocatori consentiti dal regolamento in materia di comunitari e quindi un'ingenuità che potrebbe pesare molto alla formazione pugliese. E quindi stiamo aspettando tutte le decisioni dal giudice sportivo, perché probabilmente, lasciatemi dire due parole su questa meravigliosa girella di Pascal Dantino. Questo è un grandissimo giocatore che, se viene valorizzato così dall'inizio della partita, ci fa sempre sognare. È il quarto straniero della pallamano Pressano. Stiamo attendendo notizie perché forse Conversano questa volta l'ha combinata davvero grossa. Vediamo, siamo in attesa, non vogliamo giudicare, non vogliamo dire niente, stiamo tutti aspettando le decisioni del giudice sportivo. Mentre inizia a calare il sipario su questo match che vede il Pressano condurre 28-23, un più 5 che però non rispecchia, Franz, l'andamento della gara che è sempre stata in equilibrio, col Cassano che sul 19-18 addirittura ha rischiato praticamente di portare l'inerzia dalla sua, ma ha dovuto far fronte a una risposta netta del Pressano che questi due punti non li vuole mollare. No, due punti meritati, una buona risposta dalla squadra giallonera dopo un paio di partite finite decisamente male, ma soprattutto nella prestazione finite male. Questo è più che altro che io voglio sottolineare. La prestazione è stata sicuramente sottotono. Ora palla a Sontacchi che infila il 29-24. Una vittoria meritata secondo me. E ora vediamo, speriamo che non si sia fatto niente Ceccardi. Questa volta gli arbitri fermano l'incontro e si sta lamentando, giustamente a mio modo di dire, Massa, insomma. Vediamo. Ultima fase polemica, si consultano i direttori di gara. È in piedi anche il commissario. Mancano 17 secondi. E ormai Pressano ha condotto la nave in porto e sale a quota 25. Si porta a meno 2 dal Fasano che praticamente effettua il turno di riposo perché domani sarà impegnato in ambito europeo. E allora tutto il nostro tifo va proprio per la formazione pugliese affinché possa portare in alto il nome del campionato italiano. Mentre è finita qui la gara e Pressano vince 29-24, Franz, ultima fotografia di questa partita.
Una vittoria meritata, soprattutto dopo l'esclusione di Dalago. Lì non era semplice leggere la partita, diamo merito al nostro allenatore e mi ripeto, con l'inserimento di Marco Lucchin siamo riusciti a registrare la difesa. Cassano ha perso 5 palloni negli ultimi 8 attacchi e questo è motivo di grande soddisfazione. Ora non dimentichiamoci che sabato andiamo a Bolzano, sarà una partita fondamentale per le sorti della nostra stagione. Io spero che i ragazzi riescano ad allenarsi bene questa settimana e andare sabato convinti per portare a casa i 2 punti. Noi vi ringraziamo per essere stati qui in nostra compagnia e allora vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui in diretta esclusiva su Eleven Sports per il grande spettacolo della pallamano italiana. Arrivederci.